Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Voi lo sapete, le lattine importate sui siti italo-americani sono sempre una scoperta e spesso e volentieri mi ci affeziono. Grazie al cielo, Madre Monster ci riserva sempre delle peculiarità che mi spingono a riassaggiare nuovamente delle lattine che già ho provato in passato con la scusa del cambio di design. Voi sapete che spesso il design varia a seconda di paesi, edizioni, insomma la Monster si sbizzarrisce a creare mille lattine diverse dello stesso tipo. Ragazzi, sicuramente vi ricorderete della Monster Ultra Watermelon, questa lattina che già ho recensito sul canale. Però ragazzi, questa qui ha una peculiarità che ad alcuni farà storcere il naso, perché penseranno che non ha senso riprovare o riacquistare una lattina per una tale piccolezza, ma adesso lo vedremo insieme. Ragazzi, ve la ricorderete di sicuro la Monster Ultra Watermelon. Questa qui l'abbiamo recensita qualche mese fa. Ebbene, il suo fondo rosso con il logo alluminio e sfumature verdi. Anche il collo della lattina è verde metallizzato con la linguetta nera. Ebbene, la Monster Ultra Watermelon di oggi all'apparenza sembra essere identica. Dico sembra perché ci sono delle peculiarità davvero uniche. Il fondo resta sempre di colore rosso, così come il logo alluminio con sfumature verdi. Ebbene, però se noi guardiamo il collo, cambia. Il collo della lattina è diverso. Infatti in questa edizione, sempre statunitense, è alluminio, mentre in quella precedente è verde. Quindi abbiamo due lattine uguali, perché se ci fate caso sono identiche. Anche i motivi, la descrizione, cioè sono due lattine praticamente uguali. La differenza? Il collo della lattina stessa. Quindi adesso vi rendete conto di quanto io sia maniaco di Monster, che acquisto delle lattine solo per piccolezze. Però sappiate una cosa, è sempre l'occasione per riassaggiarle. Ritorniamo con la Monster Ultra Watermelon! Colore intenso, oserei dire sublime, davvero strepitosa, quindi è giunto il momento di riassaggiarla. Ragazzi, Monster Ultra Watermelon. L'odore proprio intenso, proprio sublime, proprio fortissimo, veramente manda fuoco le narici. Vabbè, sto esagerando, però veramente stupenda, stupenda. Sapore vellutato ma intenso. Sembra proprio di avere in bocca l'anguria. Vieni un secondo. Lui è sempre molto bravo, perché quando faccio video assiste. Dagli un sorso e vediamo. Buona. Buona. Gli piace, è approvata anche da lui, quindi la Ultra Watermelon, tu sai che io sono maniaco, no? Sono maniaco delle Monster. Quindi è normale che comunque ormai siamo arrivati a livelli davvero strepitosi. Andiamo a recensire più e più volte la stessa lattina, ma poi la peculiarità è che appunto cambiano solo piccoli dettagli, come in questo caso il collo della lattina. Chi andrebbe mai a sognarsi di provare ste robe? Però ragazzi, io sono un collezionista incallito e questi sono i messaggi che io voglio trasmettere. Uno vi recensirebbe la standard e poi non entrerebbe in piccoli particolari. Io invece voglio fare le cose fatte bene, in modo certosino, sono proprio maniacale. Voglio che la lattina venga descritta, venga confrontata in modo tale da mostrare tutte le differenze. Mamma mia, questa qua la adoro, ragazzi.
starei a sorseggiarla H24. Certo, poi uno sta male, lo sappiamo, quindi meglio evitare. Però ragazzi, veramente molto molto bella. Io la approvo, se devo rivalutarla sempre stessa maniera, perché ragazzi, è una bevanda davvero assurda. È anche un ottimo pezzo da avere nella collezione, cambia il colore del collo, quindi ci sta un sacco. Quindi che dire ragazzi, io concludo qui questo video, spero vi sia piaciuto e soprattutto interessato, perché ragazzi, noi non facciamo solo recensioni, spesso ci soffermiamo su dei confronti tecnici davvero particolari. Perciò che dire, fatemi sapere anche voi nei commenti se avete delle lattine uguali, dove cambia soltanto il design per qualche peculiarità. Perciò, noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!